Sono molto molto soddisfatto perché quando dai dei messaggi e vengono recepiti è grande soddisfazione. Credo che il Gela ha queste caratteristiche, stiamo assorbendo molto il campo perché credo che questo campo è traditore. Credo che noi lavorandoci sopra, credo che può diventare un'arma importante perché secondo tempo le squadre che lavorano su questo sintetico sicuramente non sono abituate e faticano, però sono contento per i ragazzi perché veniamo da una settimana un po' particolare, sono contento per la società, li ringrazio per la vicinanza che hanno avuto nei miei confronti, però credo che noi siamo lavoratori, credo che momenti difficili ne abbiamo passate. Io dicevo a un collega tuo questa settimana, io vengo io sono nato nelle difficoltà e le difficoltà ti rafforzano, sai i momenti come attraversarli e credo che questo è stato questa conoscenza nelle difficoltà e queste conoscenze dei momenti credo che è stata un'arma importante, però ad oggi c'è stato un atteggiamento molto propositivo, siamo tornati quelli che eravamo un mese fa, abbiamo assorbito come dicevo questo sintetico e sperando di migliorare ancora perché credo che ancora ci sono margini di miglioramento, però ora pensiamo a Roccella e testa bassa, con grande umiltà come siamo partiti, siamo ritornati quelli di Pomigliano, quelli che con quello spirito di difficoltà siamo partiti e con questo spirito sicuramente qualche gap può essere limitata. Siamo contenti, faccio i complimenti ai miei ragazzi perché meritavano questa soddisfazione davanti a un pubblico. Avevamo promesso ai nostri tifosi che vedevano un Gela molto aggressivo, molto veloce, un Gela propositivo. Questo è stato e siamo contenti, siamo contenti. Gela è una squadra con determinate caratteristiche, molto propositiva, che attacca con tanti giocatori, quindi è possibile che possa incorrere in giornate storte dove gli avversari ti possano far gol, soprattutto a Fratta, che è una squadra a mio avviso molto forte che non merita la classifica che ha. Per cui sì, Gela ce l'aspettavamo così, speravamo comunque di riuscire a fare lo stesso risultato, perché comunque soprattutto nel primo tempo penso che abbiamo avuto delle situazioni importanti.